È l'erbicida più diffuso al mondo e da anni è al centro di cronache e dibattiti dal 2015, quando la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha detto che è un probabile cancerogeno. Più di 1 milione di cittadini europei ha chiesto che venisse bandito, sulla base di nuovi dati che avevano messo in evidenza numerosi effetti avversi rispetto a quelli che la stessa IARC aveva già esaminato. Ora si sta discutendo sul rinnovo o meno dell'uso dell'erbicida. Recentemente ci sono stati due incontri a livello europeo degli Stati membri e in entrambi gli incontri non è stata raggiunta una maggioranza utile per poter prendere una decisione. A quel punto la Commissione europea ha deciso di prendere l'iniziativa e ha comunicato che avrebbe autorizzato di nuovo il glifosato per la produzione e il commercio. Ecco, tutto questo logicamente è estremamente allarmante. Ora non è stato ancora stabilito per quanto tempo durerà questa autorizzazione, ma nel frattempo sono emersi nuovi dati, fra i quali quelli dell'Istituto Ramazzini, che hanno messo in evidenza un aumento dell'incidenza delle leucemie linfoblastiche. E tutto questo si accompagna al fatto che negli Stati Uniti, proprio in questi giorni, ancora una volta, la Corte di Giustizia ha deciso per un risarcimento a degli agricoltori che erano ammalati proprio di questo tipo di patologia. Ecco, allora io credo che bisognerà tenere conto dei risultati. Nel frattempo l'Istituto Ramazzini sta elaborando i dati relativi a tutti gli organi e tessuti e quindi ci sarà una pubblicazione in tempi brevi su tutto quello che è stato osservato. Ecco, io mi auguro che questa volta i dati vengano presi in considerazione, perché già alcuni erano stati forniti, e che ci sia una restrizione forte dell'uso di questo erbicida che è diffuso a livello globale.